Aspettiamo un secondo, vediamo se c'è qualcuno e poi iniziamo a preparare. Oggi facciamo la crostata di ricotta con le gocce di cioccolato. Sì, già c'è qualcuno, possiamo già iniziare. Poi magari per quelli che arrivano dopo ripetiamo tutti gli ingredienti. Allora facciamo la crostata di ricotta, facilissima, con le gocce di cioccolato. Con una pasta frolla all'olio, io userò l'olio extravergine di oliva, voi potete anche utilizzare l'olio di semi, tranquillamente. Devo aspettare ancora, tu dici regista? Aspetta qualcuno. Non stanno arrivando. Sì, aspettiamo qualche secondo. Mi raccomando, avete avvisato tutta la famiglia, gli amici, i parenti? Avete chiamato tutti a dire che c'è la diretta, che dobbiamo fare la crostata di ricotta. Dobbiamo essere in tanti. Ah. Ciao Pino, ciao Mariella, ciao Anna. Auguri anche a te, Mariella, buona Pasqua. Ciao Pino. Allora, dai, iniziamo, sono già un bel po' di persone. Allora. Prepariamo la crostata di ricotta con una frolla all'olio. Questa è una frolla facilissima, si prepara in 5 minuti, non ha bisogno di riposo, non ha bisogno di niente. Si fa così, è fatta la crostata, è fatta la pasta frolla. Allora, le dosi sono tutte nel link sopra la ricetta, quindi sopra la diretta, quindi tranquilli, poi le prendete con calma. Adesso vediamo solamente come farla. Qui ci sono le uova. Lo zucchero e mescoliamo insieme così. Non serve planetaria, non serve sbattitore, non serve niente, basta una ciotola e un cucchiaio. Aggiungiamo l'olio. Ho detto, io sto utilizzando l'olio extravergine di oliva, potete utilizzare l'olio di semi di girasole, che è più delicato. Un attimo che non lo voglio sprecare. Mescoliamo bene così. E qui c'è la farina che aggiungiamo poca alla volta. Così arriva Natale. Facciamo così. Allora, dite qualche fatto, ciao. Come state? Quanti centimetri di ricrescita avete i capelli voi? Voglio salutare la mia parrucchiera e la mia estetista. Preparate decespugliatori, cesoie. Tutto quello che avete, preparate tutto, che quando torneremo sarà tragico. Allora, come vedete, già si sta formando la frolla, aggiungo tutta. Sto continuando a fare col cucchiaio perché non voglio. Ah, però c'è il guantino, posso farlo? Sì. No, voglio far vedere che non serve proprio nessuna cura e attenzione. Allora, nonostante io avessi pesato la farina, come vedete, l'impasto è ancora morbido. Vuol dire che le uova erano un po' grandi. Quindi non è, il problema non è che è sbagliata la ricetta. A volte bisogna bilanciare in base agli ingredienti che abbiamo. Le uova forse erano un po' grandi e quindi richiedono un po' più di farina. Senza paura, senza pensare che la ricetta sia sbagliata, aggiungiamo un po' di farina senza esagerare. Si vede? Dimmi, c'è qualche domanda? Non parliamo di crescita.
Non parliamo di ricrescita? Principina, tantissimo. Io allora perché mi metto il cappello? Non per far la chef, un po' è per l'igiene, perché stiamo cucinando, ma un po' è per nascondere la ricrescita. Come penso tutte noi abbiamo lo stesso problema, problema che voi uomini non avete. Vabbè, tu regista, fra un po' faremo le treccioline a quei quattro peli che hai. È vero? Sì. Anche voi le treccioline? Anche di cavallo. La coda? Di cavallo. E aggiungiamo un cucchiaino, facciamo così, un cucchiaino di lievito per dolci. Un attimo. Perché un attimo? Doveva riprendere il porcellino. Abbiamo aggiunto nel frattempo un cucchiaino di lievito per dolci. Ok, la frolla è pronta. Adesso metto un po' di farina qui e vi faccio vedere come facile facile è pronta. Non ha bisogno di riposo in frigo e si lavora facilmente. Allora, ripetiamo gli ingredienti che erano uova, zucchero, olio. Io ho usato extravergine, ma potete usare l'olio di semi, farina e un cucchiaino di lievito. La frolla è pronta. Quando è pronta? Quando non, ripetete tutti insieme, non appiccica le mani. È pronta. Vedete? Non appiccica. La togliamo di qua. Facciamo una bella pallina. Portiamo tutto. La ricetta è nel link. Sì, la ricetta è nel link, tranquille. Poi... comunque, se me la chiedete, ve la metterò nei commenti, tranquillamente. E la crostata, la frolla, sta qui. Anzi, facciamo così. La mettiamo qui. E io nel frattempo preparo la ricotta. Così. Il video dove lo troviamo? Poi lo carichiamo su YouTube. Lo trovate su YouTube e comunque dopo anche sulla pagina. Però voi iscrivetevi su YouTube e azionate la campanellina anche per vedere le dirette. Azionate sotto alla diretta, vi esce scritto attiva notifiche. Cliccate che così ogni volta che io sarò in diretta voi riceverete la notifica. Dopo esservi iscritti. E naturalmente iscrivetevi su YouTube, lo stesso vi arriverà una notifica. Cucina dove? YouTube, il tuo canale? Sempre cucina con me Graziella. Va bene, regista. Ho detto tutto? Allora, qui abbiamo la ricotta. La mia è un po' fresca. Se è meglio quella del giorno prima, così è più asciutta e la crostata viene benissimo. Qui abbiamo un uovo e un tuorlo, lo zucchero. Allora, adesso chiederete perché ho messo solo un tuorlo e non le uova intere. Io ho messo un uovo e un tuorlo. Perché se mettiamo l'albume, la crostata in cottura tenderà a gonfiare e quindi andrà a rovinare anche la griglia che avremo fatto sopra. Invece se facciamo solamente con il tuorlo, no. Quindi ho messo un uovo e un tuorlo. Con una crosta andiamo a mescolare. Allora, io non l'ho setacciata la ricotta, perché a me non piace setacciata, perché viene troppo densa, viene troppo compatta una volta cotta. Invece io l'ho lasciata così perché mi piace più cremosa, però voi se a voi piace potete setacciarla. A posto della ricotta si può mettere anche crema e panna? Solo crema, meglio senza panna, perché la panna comunque, se fai la crema già cotta con la panna, cioè... nella cottura fai la crema pasticcera, fa metà panna e metà latte, sì. Ma se fai la crema e poi fai la crema diplomatica e aggiungi la panna, no. Meglio di no. Scusa, si può fare la farina di rimacino? Cioè, quella rimacinata? Rimacino? Sì, quella è. Perché non si trova la farina?
non si trova la farina 00. Non ce l'ha, non si trova la 00. Sì, l'ho tutta di semola rimacinata, veramente non l'ho mai fatta la crostata tutta semola rimacinata. Prova, io farei un po' di semola rimacinata con la 00. Fai vedere che sto aggiungendo le gocce di cioccolato. E aggiungo le gocce di cioccolato. Qui abbiamo messo ricotta, zucchero, uova, goccia di cioccolato. Adesso vado a mettere un po' di buccia di limone. Sempre quello bio di campagna. Sì, sempre quello bio tuo. Voi aromatizzate come più preferite, con la vanillina, con la vaniglia, con la buccia di limone, quella di arancia. A me piace la buccia di limone, è anche il regista, piace la buccia di limone. E in più mettiamo un pizzichino, pizzichino, ma proprio un pizzichino di cannella, così. Posto, è pronto. Meglio sarebbe stato se la ricotta fosse stata del giorno prima. Purtroppo questa abbiamo, è pronta. Ora, come mettiamo la frolla, visto che la frolla è così morbida, nella tortiera? Semplicemente così la riprendiamo. Prendiamo un pezzo, lo stacchiamo, più grande di quello che ci può servire, e andiamo a posizionare, forse è troppa, a posizionare la frolla nella teglia e con le mani la andiamo a plasmare in base alla teglia che abbiamo. Come vedete è facilissimo. Risporcate un po' le mani con la farina in modo da non avere problemi. Dimmi se c'è qualche... Sì, c'è qualcuno che non usa le uova nella ricotta. Non usa le uova nella ricotta? Sì. In che senso? Noi la facciamo senza uova nella ricotta, non mette le uova. Non metti niente? E come si compatta? E cos'altro metti? Solo zucchero? Riprendi qui che devono vedere per favore come si fa facilmente. Vedete com'è semplice da modellare? Ecco fatto. Quanto ci abbiamo messo? 2 minuti. Senza mattarello, senza niente. Facilissima da fare. Ok? Si vede? No? Sì. Ok. Ora mettiamo la ricotta. Il diametro del tegame. Allora, io la sto facendo piccolina perché noi siamo un 2, però con questa cosa qui potete fare fino a 24 cm, perché vedete mi è avanzata un bel po' di frolla, poi vabbè farò la griglia, però riuscite a fare fino a 24 cm. Questa quanto è? 22? Tu che dimmi, quanti centimetri sarà? Dai! Sì, saranno... Da 20-22. Aspetta, vediamo sotto. No, non c'è scritto. Va bene, mettiamo la ricotta. La mia mano è 27. Tu. Sì, la mano di regista è piccolina. Sì, molto piccola. Mettiamo la ricotta. Stai riprendendo qui per favore? Si vede? Ok,
Che ha detto la signora? Come la compatta lei senza uova? Mette solamente la ricotta? No, non ha risposto. Dice soltanto, poi non si sente la puzza dell'uovo. E perché si deve sentire la puzza dell'uovo? E mica... Vabbè. Allora, ora, io vorrei fare la griglia per renderla più bella e quindi lo stendo col mattarello. Però, volendo, se uno non vuole perdere tempo a fare la griglia, a fretta, fa così, prende un pezzettino di frolla, arrotola, così, e la appoggia sopra. Regista, stai vedendo? E la appoggia sopra. Si vede tutto qua. Okay. Se sì, ma se io ti guardo a te poi perdo di vista qua. L'inquadratura è grande. Ok. Troppo bianca la ricotta. Questa qua è di stamattina. Troppo bianca la ricotta. E come hai detto? Ciao. Ma non lo so, che colore siete abituati voi a vedere la ricotta? Vabbè, poi da scuola più di... Questa è ricotta di mucca, non è ricotta di pecora. Questa è ricotta di mucca, è bianca. Il tegame deve essere imburrato e farinato? Sì, sì, imburrato e infarinato. Non l'hai detto? No, non l'ho detto. Scusatemi. Dimmi. E facciamo la nostra griglia. Naturalmente vi potete divertire come volete voi, creare disegni e robe varie. Questa è la griglia? Sì. Vedi come si fa? Chi? La griglia, prendi il pezzo e lo tagli con le mani e fai... Sì, fatto quello è un passaggio sì. Che non tutti sanno, no? E poi lo schieni. E poi andiamo a fare dall'altra parte. Vi consiglio di partire sempre dal centro, così poi il disegno... Cioè il disegno, la fornatura della griglia è perfetta. Ecco perché questa è la signora della ricotta. Che cosa? Usa la ricotta di pecore, cioè è quella più gialla. No, noi stiamo usando la ricotta di mucca. A me quella di pecora veramente non piace, però ognuno ha i suoi gusti. Ok, basta così. Aspetta, vediamo se facciamo così. Dai, facciamo così. Facciamo un altro pezzettino di griglia. Naturalmente questa frolla non si butta, si fanno dei frollini, si fa una crostatina con la Nutella. Poi vi farò vedere ciò che farò. Faccio una crostatina con la Nutella per domani mattina a colazione. Gradisce? Sì, per i bambini. Per i bambini di chi? Che stanno in casa. Ah, sì. Per gli altri, certo. Bambini, grandi, medio, sì. Piccoli. E la mettiamo qua. Stata è pronta, ora la rifiniamo bene perché non è ben rifinita. Ovvio che potete usare la ricotta di pecora, certo. Certo, poi certo. Potete usare anche questa la ricotta di bufala, quella che volete voi potete utilizzare. Mica io sto dicendo che dovete utilizzare per forza la ricotta di mucca. A me non piace. C'è qualcuno che mette il liquore nella ricotta, tipo orkesh o sambuca, gusti. Vabbè, si può mettere, se si vuole sì, però secondo me si rende sempre la ricotta sempre più liquida, non capisco... Questo per me, a me piace la ricotta semplice, senza aggiunte, senza cose particolari. Sì. Ognuno è libero di fare come vuole. Io ho messo la cannella, c'è chi non piace la cannella, metterà la vanillina, c'è chi non gli piacciono le gocce di cioccolato, metterà... Piccole varianti, delle varianti... la marena, potete mettere la marena, potete mettere quello che volete voi. Io faccio così, viene a vedere, scusa. Prendo la forchetta e faccio con i rabbi della forchetta o con la parte di dietro per fare un disegnino. Potete fare così e andare ad abbassare. Questi sono i trucchi? Non sono i trucchi, modo solamente per renderla più carina. Che non fa vedere nessuno.
Quella è farina dove sto intingendo la forchetta, eh? Non è niente di particolare. Qualcuno sta arrivando adesso, non so più Adesso, vedo la diretta. lo so, abbiamo detto in ritardo perché non eravamo sicuri di avere la Iscrivetevi al ricotta. canale YouTube, Sì, iscrivetevi al canale YouTube che lì. selezionate le notifiche e Sì. vi arriverà Adesso, appena finiamo, regista l'avviso. la metterà sul canale YouTube. Ok, è pronta. Vedete? È pronta. Mi vado un attimo a lavare le mani. Tu inquadra la ricotta. La ricotta, la crostata. Buonasera. Bella. Ok, allora, ripeto un attimo gli ingredienti. Tu inquadra il porcellino un attimo. Allora, abbiamo fatto la crostata di ricotta e gocce di cioccolato. Abbiamo preparato una frolla all'olio extravergine d'oliva. La ricetta è nel link sopra la diretta. Abbiamo utilizzato uova, zucchero, olio, farina e un cucchiaino di lievito per dolci. Nella ricotta ho messo un uovo e un tuorlo. Se fate un quantitativo maggiore di ricotta, non aggiungete le uova intere, aggiungete sempre un uovo e i tuorli, così la ricotta nella cottura non si gonfierà. Ho messo le gocce di cioccolato, lo zucchero e un pizzico di cannella. Voi potete, la buccia del limone. Voi potete evitare la cannella, mettere la vanillina, mettere quello che più gradite. Io ho usato la ricotta di mucca, ma voi potete utilizzare la ricotta di pecora, la ricotta di bufala, quello che volete voi. Punto, fine della storia. C'è la signora della Florida che ti saluta. Firenze, Ciao! Padova, Cagliari, Ciao a Venezia. tutte, ciao a tutte. Allora, sentiamo, vediamo se c'è qualche diretta, qualche dire buongiorno, qualche domanda, se no io vado a metterla in cottura, poi vi faccio vedere la foto finita, la foto della crostata cotta e nel frattempo ci facciamo gli auguri. No, niente auguri. No. La temperatura del Ah, hai forno e ragione. il tempo. Sì, allora, la Niente. temperatura del forno. I dolci di solito si cuociono con forno statico. Lo cuociamo a forno statico, 180 gradi come tutti i forni. Ora, ogni forno ha le sue paturnie, quindi io penso che per mezz'ora sicuramente dovrà stare in forno. Come facciamo a capire che la crostata è cotta? Quando nei qui, vieni un secondo, qui cominciamo a vedere. Come hai detto ciao, queste si stanno andando. No, Aspettate un attimo. dove Hai sbagliato tu. andate? Ho sbagliato io. Certo. Ritornate indietro, torna a Se ne casa. stanno Va bene, vieni. Come si capisce che la crostata è cotta? Quando i bordi della crostata qui cominciano a cambiare di colore, si vede Incredibile. che sono cotte. Allora la crostata è cotta e potete passare, se la parte superiore non è cotta, potete mettere una funzione grillo oppure passare al ventilato. È chiaro? È tutto chiaro? Quindi 180 gradi per almeno mezz'ora. Poi vi dico esattamente quanto tempo è stata, ok? Altro? Ciao da Milano, benissimo, la farò domani. Che si stacca? Che significa Mariella che si stacca? Cosa si stacca? Come si stacca, forse? Questa qui io la lascerò in questo tegame. Però naturalmente questa si stacca, cioè esce dal tegame. Basta mettere un piatto sopra e rovesciarla, però sempre da fredda, non da calda, perché se non da calda fate il patatrac. Grazie Anna. Grazie Maria, ciao Vito e Caterina di Girolamo, buon lavoro anche a voi. Quando è cotta si spacca? E si spacca perché forse la frolla non era ben cotta, oppure la ricotta troppo umida. Ecco perché io ho detto, questa mia per esempio, era troppo umida la ricotta. La ricotta è sempre meglio quella che si abbia almeno 1 o 2 giorni di vita. Così è più asciutta e la frolla non si bagna. Dimmi, regista. Domani cosa prepari di buono per la Pasqua? Vabbè, Io il menù di Pasqua, andate sulla domani devo pagina. fare
vorrei fare i ravioli con i ravioli di carne con i funghi cardoncelli domani. Penso che farò quelli, però poi posso cambiare idea in qualsiasi momento perché non ho mai pensato il giorno prima per il giorno dopo. Le idee le trovate sulla pagina. Comunque sulla pagina troverete. Ditemi voi che cosa cucinate per domani, magari sono io che copio voi questa volta. Ditemi voi. Quanta ricotta hai usato? È tutto scritto nel link. Dovete cliccare il link. Cliccate nel link. Si aprirà un sito, c'è tutto la dose, preparazione. Ma davvero? Certo, c'è un link. No, dai buono. Ok, fatta scolare bene. Certo, fatta scolare bene. Naturalmente io l'ho tenuta a scolare non con la pasta. Però se la ricotta è del giorno prima o di due giorni prima, si rassoda, perde più liquido, più siero e quindi è più asciutta ed è più facile da lavorare. Ora io questa la devo mettere in forno perché sennò la mia frolla si inumidisce. Aspettate un secondo, torno subito, fatemi mettere questa in forno perché sennò... Timballo di tagliatelle con polpette. Posso fare anche quello. Lasagne, ragnatele con patate. Chi ha detto timballo di tagliatelle? È di Conversano? Con le polpettine? Annienzo. Ah, allora sono di Conversano forse, sì. Faranno... Va bene, Anarita Rettore, un bacio neanche a te, ciao. Domani agnello fritto. Anche mia madre faceva le cotolette di agnello a Pasqua, ma io non lo mangio l'agnello. Vabbè. Ok, allora, abbiamo finito. Ricordatevi, se vi è piaciuta la diretta, condividetela sul vostro profilo. Condividete. Così ci conoscono, aspetta. Poi iscrivetevi al canale YouTube, quello è importantissimo. Cucina come Graziella, perché lì ci troverete tutti i video che stiamo realizzando. Domani forse ce ne sarà un altro. Penso che domani farò i panini di patate, quindi molto probabilmente verso pomeriggio sera troverete il video dei panini di patate di Nonna Maria, che sono spettacolari, buonissimi. E poi... anche su Instagram mi trovate se volete. Pagina Cucina come Graziella. La pagina lo sanno già. Lì, le ricette. Basta, le ricette sono sul sito. Dosi. Le ricette. Ingredienti, preparazione e tutto sul link. Basta ti prego. Mi sento una bambina a scuola bacchettata dal maestro. Ti sfuggono delle cose. Ok. Sì. Saluti. Questo è tutto. Ciao a tutti. Buona Pasqua. Forse domani ci possiamo rivedere oppure no. Comunque, ciao a tutti, buona Pasqua, bacioni, auguri da me e dal regista Raffaele. Ciao! Ciao, alla prossima! Ciao!